Il Tribunale di Parma ha dichiarato fallito il caseificio sociale Valceno con sede a Varsi. L'udienza per lo stato passivo è fissata al 27 novembre. I debiti ammonterebbero a oltre 1 milione di euro. Bardi ha archiviato l'edizione 2013 della Festa dell'Emigrante tra le meglio riuscite in assoluto. Migliaia le presenze, tante variegate le manifestazioni, cene e danze fino a sera inoltrata. Buone notizie per il mondo della scuola. La provincia provvederà all'acquisto di arredi, tra cui 1800 banchi che ormai erano da sostituire, destinati agli istituti superiori del Parmense. Una rappresentativa di Staro Talent Show, lo spettacolo che ha messo in luce alcuni talenti musicali di Parma e provincia, si è esibita a Borgo Taro nella rassegna Sere d'Estate. A Montegroppo, dove affondano le radici della soprano Lina Pagliughi, il maestro Giorgio Gaslini ha voluto ricordare la grande artista definendola una delle migliori voci italiane. È stata un'estate di musica quella che il comune di Compiano ha organizzato, che ha spaziato tra il classico e il jazz, tra la piazzetta e la chiesa parrocchiale. Un cordiale buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con il TG di RTA. Il Tribunale di Parma ha dichiarato fallito il caseificio sociale Valceno con sede a Varsi ed ha nominato curatore fallimentare il professionista fornovese Pietro Boraschi. Il collegio giudicante era composto dai magistrati Pietro Rogato in qualità di presidente, Nicola Sinisi e Roberto Pescarelli. Il fallimento è stato richiesto dal commissario liquidatore Maurizio Palamidessi, al quale la magistratura aveva affidato il caseificio. Il tribunale ha nominato il giudice Pietro Rogato per le successive procedure e ha fissato l'udienza per lo stato passivo al prossimo 27 di novembre. I debiti, secondo indiscrezioni, superano il 1 milione di euro. Da Varsi con una cattiva notizia, a Bardi invece per il grande successo della Festa dell'Emigrante. C'erano davvero migliaia di persone nel capoluogo della Valceno. Sembra un'altra donna, la Rosina. Il suo cuore quasi quasi si innamora, mentre balla lui la strisce davanti a sé. La donnicella dell'amore, la Rosina è felice, lei lo sa. Se non pensa solamente a innamorare, poi la vita sorriderà di più. Una variegata serie di manifestazioni che hanno spaziato tra la cultura locale, gli incontri istituzionali e gli immancabili momenti enogastronomici e ludici hanno caratterizzato la 32esima edizione della Festa dell'Emigrante svoltasi a Bardi. Un evento simbolo per il capoluogo della Valceno che anche quest'anno ha fatto registrare un notevole afflusso di pubblico e che l'ormai rodata organizzazione basata sull'impegno dei numerosi volontari ha permesso riuscisse perfettamente. Una festa molto, molto sentita, molto partecipata. C'è un feeling, c'è qualcosa in più. Io penso che questa, come sindaco, sarà la mia ultima festa dell'emigrante, però credo che di anno in anno si stia sviluppando. Sono contento di vedere tante persone che conosco, però stasera ho visto tanti giovani e questo non può che farmi piacere. Ad aprire le manifestazioni è stata la rassegna di poesie dialettali La Voce del Ceno, di cui, a differenza delle edizioni precedenti, quando erano state raccolte in un libro, è stato quest'anno proposto un DVD per meglio comprendere la pronuncia delle parole. Un importante momento di cultura locale finalizzato alla valorizzazione di un elemento fondamentale dell'identità e delle tradizioni di un territorio. Il dialetto è una lingua e come tale va considerata, a differenza della lingua italiana che è tramandata tra le generazioni attraverso gli scritti. Il dialetto normalmente è per via orale e quindi è molto complesso trasferire tutti i vari dialetti.
Ogni villaggio ha il suo dialetto, ha la sua pronuncia, e ci sono parole che hanno anche significati opposti tra villaggi che sono magari vicini anche 4-5 chilometri. E abbiamo avuto oggi l'esperimento, abbiamo sentito delle poesie della Vallecca fino ad arrivare a Ponteceno, Vianino, Bardi, la Tosca, Pessola. Sono paesi che sono tutti nel raggio di pochi chilometri, eppure con parole completamente diverse e con significati anche completamente diversi. Nel frattempo in municipio ha avuto luogo l'incontro tra i rappresentanti delle comunità bardigiane all'estero e alcuni funzionari della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Incontro durante cui è stato sottolineato il ruolo di banca di prossimità che da sempre caratterizza la Cassa di Risparmio, ovvero quello di banca strettamente legata al territorio e alle sue comunità, comprese ovviamente quelle residenti all'estero. Se noi facciamo un po' di storia del recente passato, vediamo come sia stata disponibile, sia stata la main sponsor di tante iniziative in Italia e naturalmente nel Regno Unito. E noi abbiamo bisogno in questo momento di banche, di istituti che siano vicini alle imprese e alle persone, in un momento estremamente difficile in cui la persona e l'impresa diventino un elemento baricentrico nel sistema creditizio. Ruolo e caratteristiche che, è stato ribadito, la Cassa di Risparmio ha potuto mantenere anche dopo la fusione con Crédit Agricole. Il Crédit Agricole ci ha dato la possibilità col suo modello federale di sviluppare ancora di più la banca di prossimità. È una banca di prossimità sia nei confronti dei privati che nei confronti delle aziende. Nelle aziende attraverso le associazioni di categoria che ci danno sicuramente un grande contributo per consentire all'erogazione del credito in modo adeguato. Per quanto riguarda i privati, chiaramente con le erogazioni di mutui e prestiti che in questi anni comunque sono continuati anche in presenza di una situazione economica sinceramente non favorevole, uniti anche a un discorso più di gestione invece di quelle situazioni in cui le famiglie sono in difficoltà, quindi allungamenti dei mutui, sospensione delle rate e comunque tutto quello che ci consente di dare una mano alle persone, alle famiglie. Oltre 2.000 sono poi stati i coperti distribuiti durante il momento conviviale in piazza e parecchie centinaia le persone che si sono divertite in pista nel corso della serata danzante allietata dall'orchestra Cordani. Questa sera sembra veramente di essere in un contesto internazionale, com'è, si sentono parlare tante lingue diverse, tanti dialetti diversi, ma soprattutto è una vera festa di popolo, molto partecipata, con tanta allegria, con tanta simpatia. Diciamo che la Valceno sta dimostrando in questi tempi che un futuro ci può essere per le nostre terre alte, e ci può essere però se c'è questo impegno forte a investire in relazioni, in iniziative culturali e anche in momenti conviviali che sono certamente una delle cose belle della vita delle persone. La festa è terminata con il tradizionale albero della cuccagna, mentre per motivi economici è stato soppresso lo spettacolo con i fuochi d'artificio. I pochi soldi a disposizione li abbiamo messi per il ripristino di cimiteri e per anche l'arredo urbano per sostituire tanti bidoncini nel centro storico distrutti da persone, da dei delinquenti in questi ultimi mesi. Buone notizie per la popolazione scolastica dalla provincia che provvederà all'acquisto degli arredi, tra cui 1.800 banchi che avevano necessità di essere sostituiti. A comunicarlo è l'assessore provinciale alla scuola Giuseppe Romanini, che nelle scorse settimane aveva sollevato il caso provocato dalla spending review che non consentiva di utilizzare le risorse messe a bilancio per nuovi arredi per le scuole superiori di Parma e provincia. Dopo che della vicenda si sono occupati i parlamentari locali, finalmente è arrivato lo
lo sblocco. Risolto questo problema, si procede ora con le altre questioni relative all'apertura del nuovo anno scolastico, ad iniziare dall'assegnazione degli incarichi per insegnanti e supplenti. Come prevede la normativa italiana, molto farraginosa, purtroppo anche quest'anno si giungerà all'ultimo momento per avere le supplenze assegnate. Drasticamente in ritardo rispetto alle necessità saranno assegnati poi gli insegnanti di sostegno sulla base dei bisogni certificati, ed ormai certo che a inizio anno, come negli anni passati, vi saranno molti casi ancora da risolvere, dice Romanini. Viceversa, nell'adeguamento dell'organico, di fatto quello assegnato in modo stabile alle classi, quest'anno è andata bene. La scuola della provincia di Parma ha avuto il riconoscimento di 65 nuove cattedre che rappresentano la risposta a tutte le necessità segnalate. È stato così possibile assegnare tutte le nuove sezioni e completamenti di orari della scuola dell'infanzia, risolvendo mancanze che duravano in alcuni casi da un decennio, come da noi a Borgo Taro. Ed è stato possibile anche rispondere a tutte le richieste di orario a tempo pieno e alle diverse richieste di sdoppiamento di classi numerose anche nelle prime della scuola secondaria. Parliamo sempre di scuola, ci spostiamo però a Bedogna, dove il comune rende noto che sono aperte le iscrizioni per l'ammissione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2013-2014. I moduli per la compilazione delle domande sono disponibili presso l'ufficio segreteria comunale ogni giorno feriale dalle 8 alle 12.30. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune di Bedogna entro e non oltre le ore 12 del prossimo 31 di agosto. E ora parliamo di X-Taro Talent Show. Dopo la finale di Bedogna, dopo le notti rosa, una rappresentativa dello spettacolo ha fatto tappa anche a Borgo Taro in sere d'estate. I ragazzi di X-Taro approdano a Borgo Taro in piazzetta La Quara per una serata all'interno di sere d'estate. Siamo con la vincitrice, che è appena arrivata da Oxford. Dopo quasi un mese, no? Una ventina di giorni. Sì, una ventina di giorni. Quindi tu hai vinto e poi sei partita subito. Sì, sì, il giorno dopo. Senti, ora mente fredda, com'è stato quel momento? Ma bello, molto inaspettato, ma direi indimenticabile. Senti, diciamo che tu hai sparigliato le carte, io ho detto, no? Perché non eri la vincitrice che molti si aspettavano, perché c'erano degli altri nomi, no? Che giravano. Come ti sei sentita? Ma onorata, perché c'erano molti cantanti che erano veramente, veramente bravi e non me l'aspettavo davvero. Ecco, e poi abbiamo invece un Borgo Tarese che ormai è lanciatissimo, perché ti sei esibito anche alle Notti Rosa a Bedogna. Come stai vivendo questo momento, Emanuele? Questo momento, diciamo che non me l'aspettavo, però mi sto divertendo tantissimo, molto. Senti, so che c'è stato anche un manager che ti ha fatto i complimenti per la tua voce. Sì, non lo so, cioè, io ti giuro. Ma neanche sentito? Sì, l'hai sentito che te li ha fatti, però. Sì, però non lo conoscevo proprio per niente. Proprio. Senti, che cosa pensi che potrà portarti X-Star? Adesso sinceramente non lo so. Io spero nuove esperienze, soprattutto che mi aiuti anche a crescere vocalmente e anche come persona, soprattutto quello, però speriamo. E tu, Monica? Ma innanzitutto, beh, fino adesso mi ha portato un sacco di nuovi amici, perché siamo veramente un gruppo molto affiatato, però non so, nuove opportunità, anzi nuove esperienze. Adesso sento che si sta già preparando, quindi loro stanno per salire sul palco.